Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi inizieremo a parlare delle spezie e cominceremo con la cannella, una spezia amata da tantissimi, utilizzata quasi sempre solo per prodotti di pasticceria. Invece scopriremo che sarà molto buona anche utilizzata con le carni, soprattutto quelle rosse. La cannella può avere diversi sentori, un po' per la provenienza, la zona di raccolta, eccetera, ma soprattutto la qualità dipende dalla sua anzianità. Se viene raccolta da una pianta che ha all'incirca 2 anni e dalla parte quella estrema, allora sarà una cannella molto aromatica e di solito la si trova in polvere. Quando invece la raccolta viene dall'arbusto, quindi la parte alta, è più legnosa, meno aromatica, di solito quella che troviamo attorcigliata come se fosse un legnetto. Le cannelle migliori dal punto di vista aromatico sono quelle marocchine e sono veramente veramente buone. E nel prossimo episodio realizzeremo dei biscottini con la nocciola a cannella senza uova che sono buonissimi. Il principale composto della cannella è che dà la sensazione di calore e di dolcezza viene attivato e recepito dalla lingua. Noi abbiamo dei ricettori sotto la lingua che recepiscono quello che è il calore. Quindi, anche se non ha un vero, come si può dire, una vera e propria dolcezza, comunque noi la recepiamo sia come dolce sia come calda. Per questo si sposa bene con altre spezie che hanno le stesse proprietà, come ad esempio i chiodi di garofano, il cumino, anche l'anice stellato. Come vi ho detto prima, noi siamo abituati a utilizzarla prettamente per i dolci, però nel salato è buonissima, soprattutto se abbinata con elementi grassi, ma anche con tutte le carni rosse, che possono essere anche degli spezzatini o anche la selvaggina. Con la selvaggina dà quella nota di dolcezza e di calore magari a delle carni che possono apparire più amarognole. Essendo una spezia da utilizzarsi a caldo, può essere utilizzata già a inizio cottura e quindi inserita già con gli alimenti e può fare tutto il ciclo di cottura. Invece ci sono altre spezie, che ne scopriremo più avanti, che hanno un utilizzo a freddo. Vi aspetto per il prossimo episodio dove realizzeremo i biscottini nocciole e cannella.